Molti lavoratori domestici, badanti e colf per trovare lavoro si affidano a cooperative o agenzie. Anche le famiglie ricorrono molto spesso ad agenzie o cooperative per trovare la badante, la colf o la babysitter. In questi casi bisogna fare molta attenzione. Bisogna sapere che non tutte le cooperative o agenzie operano nella legalità. Molte sono truffaldine con gravi conseguenze per i lavoratori e per le famiglie. Come funziona questo settore che soprattutto nei periodi di crisi è particolarmente fiorente? Lo scopriremo dopo la sigla. Il primo aspetto da chiarire è che il rapporto di lavoro domestico di regola deve instaurarsi tra la badante e la famiglia che utilizza le prestazioni lavorative. La legge prevede che agenzie con determinati requisiti possano essere autorizzate dal Ministero del Lavoro a ricercare lavoratori domestici che andranno a lavorare presso le famiglie. Questa attività può essere svolta solo da agenzie che hanno l'autorizzazione ministeriale a farlo. Le agenzie autorizzate devono assumere direttamente la badante con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e devono stipulare con la famiglia un contratto di somministrazione in cui è specificato tra l'altro l'autorizzazione ministeriale e la durata della somministrazione. Se l'agenzia non autorizzata dal Ministero del Lavoro stipula un contratto di lavoro con la badante che poi viene mandata a lavorare presso una famiglia, commette il reato di somministrazione irregolare di manodopera, reato reintrodotto con il decreto legge 19 del 2024. L'Ispettorato del Lavoro, con la nota 5617 del 21 giugno del 2021, ha precisato che la famiglia che ricorre ad un'agenzia senza autorizzazione ministeriale non risponde del reato di somministrazione irregolare di manodopera per la difficoltà che la famiglia può avere a verificare il possesso delle autorizzazioni ministeriali da parte dell'agenzia. Teniamo conto che si tratta però in ogni caso di una interpretazione dell'Ispettorato del lavoro e non di una legge. La legge prevede che sia l'agenzia sia chi utilizza le prestazioni lavorative risponde del reato di somministrazione illecita di manodopera. Ad ogni modo, a parte la responsabilità penale, la famiglia corre gravissimi rischi ad affidarsi ad agenzie non autorizzate. Innanzitutto, per legge, il rapporto di lavoro si considera sorto tra la lavoratrice e la famiglia che utilizza il suo lavoro. Pertanto, se l'agenzia che viene pagata dalla famiglia non paga la badante, la lavoratrice agisce contro la famiglia per ottenere stipendi, spettanze retributive di ogni genere e i contributi. La famiglia dunque rischia di pagare due volte. Va poi considerato che la famiglia, nel caso di lavoratrice straniera, affidandosi a un'agenzia e fidandosi, non va a controllare il permesso di soggiorno della lavoratrice, rischiando anche quindi di tenere in casa una persona irregolarmente presente nel territorio italiano. Anche la badante può avere grossi problemi quando instaura un rapporto di lavoro con l'agenzia irregolare. Innanzitutto, trattenendo l'agenzia una percentuale sulle somme pagate dalla famiglia per il servizio che svolge, pagherà con ogni probabilità alla lavoratrice una somma più bassa di quella che le spetta per legge. Inoltre, se l'agenzia non la paga, la badante per avere ciò che le spetta dovrà fare causa alla famiglia, con la quale magari ha sempre avuto un buon rapporto. Le agenzie e cooperative truffaldine poi cercano di aggirare il divieto legale, cercando di mascherare la natura subordinata del rapporto di lavoro tra badante e famiglia. Stipulano, in molti casi con la badante un contratto per il servizio di assistenza e cura della persona da svolgere in favore di anziani e persone in stato di necessità, sia presso ospedali che presso le abitazioni, e stabiliscono come pagamento un fisso mensile. Ora, il contratto formalmente è un contratto di lavoro autonomo, ma nella realtà non lo è.
La badante, quando va a lavorare, deve rispettare gli orari stabiliti dalla famiglia, deve fare ciò che è richiesto dalla famiglia, viene richiamata dalla famiglia e sottoposta in ogni caso alle direttive della famiglia. Il lavoro con queste caratteristiche non è un lavoro autonomo, è un lavoro subordinato. È autonomo il lavoro se la badante decide lei i giorni e gli orari in cui lavorare, decide lei cosa fare e cosa non fare. La famiglia non può dirle perché un giorno non è andata a lavorare, rimproverarla per questo motivo. Ci sono casi poi in cui le agenzie truffaldine inducono addirittura la badante ad aprire una partita IVA per lavorare e poi la mandano a lavorare nella famiglia, dove deve rispettare orari e condizioni, disposizioni lavorative ben precise stabilite dalla famiglia. Anche in questo caso è evidente che si tratti di un rapporto di lavoro subordinato e lo sfruttamento è ancora maggiore. La badante infatti è onerata di rilevanti costi, deve pagare l'INPS e i contributi per il lavoro autonomo. La Cassazione ha chiarito che il lavoro domestico è tipicamente subordinato. Per le sue caratteristiche è incompatibile con il lavoro autonomo. Non c'è possibilità dunque di aggirare impunemente la legge, che è chiara. Il rapporto di lavoro domestico va fatto tra la badante e la famiglia che utilizza il lavoro. A questo schema c'è una sola alternativa prevista dalla legge, quella di rivolgersi ad un'agenzia interinale del lavoro domestico, autorizzata dal Ministero del Lavoro. La badante, se intende ricorrere ad un'agenzia di lavoro per trovare lavoro, deve stare attenta a non incappare in agenzie truffaldine. Deve avere il contratto di lavoro con l'agenzia e pretendere di verificare l'esistenza del contratto di somministrazione tra l'agenzia e la famiglia. Su questo contratto deve essere indicata l'autorizzazione ministeriale. Con l'aiuto anche di un CAF, la badante deve controllare se quell'agenzia è regolare. Stessa prudenza deve avere il datore di lavoro, il quale deve verificare se si sta rivolgendo ad un'agenzia autorizzata. Per una valutazione del vostro caso, assistenza e informazioni, potete contattarmi ai recapiti indicati nella descrizione di questo video. Vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina per rimanere aggiornati con le mie pubblicazioni. A presto!